Buonasera figliuoli, benvenuti a un altro live Nostalgia del Pregianza. Guardate cosa c'è in sottofondo, guardate che bellezza c'è in sottofondo. Transcending history and the world, a tale of sword and souls, eternally retold. Soul Calibur 2, ragazzuoli, Soul Calibur 2, gioco della Madonna. Sentite la musica come pompa. Vi alzo un po' il volume. Filmato iniziale va alzato. Ciao a tutti ragazzi. Sì, Dungeon di Phoenix, ma ne parleremo. Raffael, nuovo personaggio di Soul Calibur 2. L'avevano introdotto in Soul Calibur 2. Filmato iniziale la figa, proprio. Il gelato, non ce la faccio proprio fuori. La facevi così un'intro epica dei videogiochi. La facevi così un'intro epica dei videogiochi, cazzo. Così la dovevi fare. Soul Calibur Soul 2, Calibur signori. Soul 2. Calibur 2. Mamma mia, che gusto, che belle cose. Oggi giochiamo Soul Calibur 2, l'ho già detto. Me l'ha tirato in ballo, mi ha tirato in ballo la serie in realtà la cara Midna di Player Inside. E ho deciso di fare il mio Soul Calibur preferito. Il primo Soul Calibur è quello storico, il 2 è considerato da molti il migliore della serie. Per quale motivo? Perché è quello che di più di tutti incarna le sue caratteristiche positive. È un gioco velocissimo, è un gioco con un roster della Madonna, è un gioco con tantissime modalità dedicate al single player. Tra l'altro molto ben studiate, tra cui l'arcade, il survival, il team battle, il time attack, la semplice pratica, e poi va bene, battaglie versus, che qua non posso fare perché non ho due controller attaccati, e poi il weapon master mode, che era un po' la campagnona del gioco ed era molto molto figa. Cos'è Soul Calibur 2? Ve lo faccio vedere direttamente, entriamo subito nella pratica. Questo è il roster iniziale, è il roster base, vedete che ci sono un sacco di slot non sbloccati con i vari personaggi. Quella che stiamo giocando è la versione GameCube, e infatti ha Link. Una delle cose più fighe dei Soul Calibur è il fatto che avevano sempre un personaggio
ospite. Avevano, da Soul Calibur 2 in poi, hanno sempre avuto un personaggio ospite, in base anche alla piattaforma. E oltre ai costumi già sbloccati, che erano molto molto fighi, Mitsurugi è un personaggio della Madonna, eccetera eccetera eccetera. Il mio preferito era Nightmare, io usavo semplicissimo Nightmare, che poi era Siegfried in realtà. Infatti nel primo Soul Calibur c'era Siegfried, ma qui era in versione Nightmare, non c'è Siegfried normale in questo Soul Calibur qua. Solo roba buona dalle tue parti, assolutamente sì, The Maxter. Ciao a tutti, tra l'altro, grazie per essere con me anche stasera. Prima dell'uscita serale tipica, la versione GameCube era notevolissima, Ivy con le sue poppone. In generale il design delle donne era molto molto sexy, non ci andavano minimamente leggeri, ricordatevi Taki con la ninja con la tutina in spandex. Ma io mi piglierò Nightmare e andrò a picchiare Necrid, che era un personaggio un po' del cazzo, e quindi lo picchiamo fortissimo. Spero che il 6 ritorni a questo. Sta tornando a questo Dungeon di Phoenix. Io il 6 l'ho giocato e mi è piaciuto abbastanza, perché potevate fargli anche dire le battute. The End. Però qua i caricamenti sono più corti. Ecco, dicevo, io il 6 l'ho giocato e la velocità è molto simile al 2. Anche come gameplay ci siamo vicini, anche se il sistema è diverso, cioè molto più complesso. Perché Soul Calibur era particolare? Perché aveva l'8-way movement, cioè i personaggi si muovevano in 8 direzioni, aveva un movimento realmente tridimensionale. E potevi scattare più velocemente lateralmente, potevi schivare colpi verticali muovendoti di lato, eccetera 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 eccetera. E in più aveva 3 tipi di attacco. Ok, qua settati giustamente. Attacco verticale, attacco orizzontale, calcio e la parata. La parata era a tasto, non bastava indietreggiare. Oltre alla presa, che non si faceva così, ma si faceva così. Bam. This is it. Bruh! È una serie di varie mosse legate ai tasti che premavate. 1, 2, bam. This is it. Boom. Bam. Ciao. E il ring out. Poi mi sono tuffato anch'io in allegrezza. Graficamente fa ancora sopra che figura oggi, perché artisticamente era un gioco della Madonna. Era molto veloce, ma era molto semplicistico. La sua caratteristica principale era il fatto che a livello meccanico era molto base. Cioè era un gioco molto basilare a livello meccanico. La conseguenza diretta era che quasi tutti lo potevano giocare e divertirsi. Poi, per carità, per ovvie ragioni, c'era chi lo giocava meglio, chi lo giocava peggio, perché anche questo è un picchiaduro, quindi anche qua c'era una community di pro che non aspettavano altro e che sfruttavano tutte le mosse in base ai frame, a quelle più sicure e a quelle no, e che facevano delle combo terrificanti e cazzate varie. Però non potevi scombare più di tanto, non è che potessi rimbalzare più di tanto la gente in aria come in Tekken. Non era così tecnico, le mosse erano tante ma non tantissime per i vari personaggi, e in generale tutto si basava sulla distanza e il movimento. Questo rendeva il gioco estremamente accessibile per svariati giocatori, e estremamente divertente. Infatti con gli amici era uno spettacolo assoluto sul Calibur 2, veramente uno spettacolo assoluto. Quindi cosa succede? Oggi noi ci facciamo un po' di combattimenti a caso. Io vi sto facendo vedere un po' delle mosse che ha Nightmare. Nightmare aveva delle combo basilari, era abbastanza lento sui colpi base, ma la verità è che aveva questi colpi improvvisi che non ti aspettavi, che magari che gli cambiavano anche la stance. E in base alla stance vedete che i colpi erano mid e low. Come in Tekken, i bassi li dovevate parare bassi e i medi li dovevate parare alti, perché sennò vi pigliavano. I bassi erano molto molto forti, per ovvie ragioni, e non è che i personaggi ne avessero tanti. Nightmare aveva questa spazzata bassa molto lenta che potevate caricare o potevate usare un po' più rapidamente. Da basso poteva fare questo, con un colpo basso alla fine, ma in generale non è che avesse tutti sti bassi poderosi. Aveva un sacco di colpi cattivissimi, e col fatto che la parata fosse a tasto era un pochettino più difficile da gestire. Col calcio potevate fare anche un ton di combo, se non erro, e poi avevate svariate mosse, tra cui il pestone, che io continuo ad adorare. Bam. Bam, bam, no, non posso farlo così. Allora, mi sa che posso farlo così, però. Boom, 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 boom. Che meraviglia, che meraviglia. E poi, oltre a tutto questo, avevate, vabbè, come vi dicevo, avevate varie stance, vari tipi di mosse, tipo questa. Boom! Mamma mia, ma... E questa. Boom! Bam! Aveva anche le movenze alla Shoryuken, tipo. Questa era l'imparabile. Vari personaggi avevano l'imparabile. Bam! Boom! This is it! Thank you! Bam! Boom! Bam! 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 E poi avevate la carica. La carica... Souls, come on to me!
La carica aveva, per ovvie ragioni, vi aumentava il danno, ma vi lasciava vulnerabile quando la utilizzavate. Cambiava anche le proprietà di certe mosse, rendendole magari in grado di rompere la guardia dell'avversario e quant'altro. Era una gran figata. Era semplice, era molto basic. Avevate anche la guard break, perché avevate la guard break, la guardia improvvisa, il counter, praticamente la parry, alta e bassa. Se riuscirò mai a fare la bassa, in base alla mossa che respingevate. Respingevate la mossa dell'avversario e potevate contrattaccare con quel genere di mossa lì. Erano meccaniche, come ho detto, molto molto base. E il loro errore: puoi collegare una normal con una special. Qui non ci sono le special, frullato, ci sono solo le mosse. Quindi è la parata direzionale. Sì, Dario D'Alba, assolutamente sì. Soul Calibur 2 aveva Spawn, Link e Yachi, sì, però dipendeva dalla piattaforma. Ad esempio, io sto giocando la versione GameCube, che era, tra l'altro, tutti i port erano delle versioni spettacolari, erano fatte un sacco bene, la versione GameCube aveva Link, che vabbè, ci sta, ovviamente. La versione PS2 aveva Yachi, la versione Xbox aveva Spawn. Io avevo la versione PlayStation 3 e la versione GameCube del gioco, quindi avevo sia Link che Yachi. Cosa interessantissima, questa qua era, secondo me, un sistema geniale per vendere di più il gioco, perché su certe versioni vendevano di più per il personaggio. Anche in Soul Calibur 3 questa cosa qua l'hanno reinserita, perché in Soul Calibur 3 c'era, se non erro, Yoda su Xbox, chi c'era nella versione PlayStation? Darth Vader oppure Yoda? No, allora, Yoda era nella versione PlayStation, Darth Vader era nella versione Xbox e basta. Ah, e poi c'era Starkiller in tutte e due? Non mi ricordo. Ah no, sul Calibur 4 aveva Yoda e Darth Vader. Ok, e il 3 allora chi cazzo c'aveva, ragazzi, che non mi ricordo più. Chi aveva il 3 come ospite? Che non me lo ricordo assolutamente. Yoda era su Xbox 360. Allora su PlayStation c'era Darth Vader. Perfetto. E il 3 non mi ricordo che cazzo c'era. Non mi ricordo assolutamente che cazzo c'era. E il 5 invece è considerato il gioco che ha fallito all'interno della serie. Perché? Perché il 5 ha cercato di farla diventare un po' più tecnica. Ha cercato di farla diventare... Abbasso un po' il volume e alzo un po' il volume del PC, perché è molto molto alto tutto. E alzo anche un po' il volume di qua, così lo sentite un pochettino meglio e sentite anche me un pochettino meglio. Enzo, bravo Enzo, auditore da Firenze. Comunque, sì, c'era Enzo, auditore da Firenze. Comunque usciamo e andiamo a fare la modalità principale. No, il 5 aveva Ezio Auditore. Il 5 aveva Ezio Auditore. È il 3 che non mi ricordo che cazzo c'aveva come ospite. Se qualcuno se lo ricorda, ragazzi, me lo faccia sapere. Comunque, avevate l'arcade per i singoli personaggi, ovviamente. Ma la chicca era il Weapon Master Mode. Perché Soul Calibur 2 era super divertente? Perché, appunto, vi permetteva di combattere contro gli amici anche con varie armi che cambiavano lo stile del giocatore. E poi aveva un roster fighissimo, era veloce, come ho detto, era molto molto accessibile. In più, come detto, c'aveva sto Weapon Master Mode, che era una campagna un po' atipica per un picchiaduro di quell'epoca. Era super figa. Voi partivate con un personaggio, andavate avanti, sbloccavate le armi, il vostro personaggio quindi si sviluppava durante la campagna e la storia di Soul Calibur si sviluppava. Qua c'è il mouse che si vede e lo levo dai coglioni. Leggende infinite circondano una spada conosciuta come la Soul Edge. Alcuni affermano che sia l'arma definitiva. E vabbè, non sono riuscito a dirlo tutto. Bla 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 bla. La Soul Edge divora le anime degli esseri umani, ne ha divorate infinite volte, ma c'è anche una spada che è la sua controparte buona, che è la Soul Calibur a tutti gli effetti. Dietro ci sono tutti i personaggi. Durante la storia gli uomini hanno sempre cercato l'avventura. Hanno visto la Soul Edge come l'ultimo dei premi, come il premio definitivo. E quindi fondamentalmente sono storie di persone che cercano la Soul Edge. Link cosa ci faccia qua? Non lo so, ma va bene lo stesso. Cioè, ci doveva essere Dante del Micrai. Allora forse nel 3 non c'era... No, nel 3 non c'era nessuno. Ok, che strano che nel 3 non avessero messo nessuno. Vabbè, this is your tale of soul and swords. Questa è la tua
è la tua storia. Vedete che ve lo dice, preview page, nel Weapon Master Mode premi Start per tirar fuori il menu. Ci sono svariate cose che puoi settare dal menu. Durante le varie sfide puoi ottenere varie armi. Nel Weapon Master Mode puoi utilizzare tutte le armi in tuo possesso e ci sono svariati segreti. È, come dicevo, una modalità single player molto più atipica del solito. Ho usato Nightmare prima, che l'ho sempre apprezzato tantissimo. Qua direi che possiamo usare o Kilik o Raphael. O Mitsurugi. C'è anche lui, però. Non lo so. Oh, Voldo! Voldo! È sempre bello, Voldo. Ragazzi, ditemi chi preferite che utilizzi. E io lo userò. Chi volete? Voldo non lo so usare benino. Oddio, in realtà non so usare benino nessuno. Quindi posso andare un po' a cazzo di cane con tutti quanti. Astaroth, Maxi. Non lo so. Chi volete, ragazzi? Chatte, dimmi chi vuoi. Ah, nel 3 c'era l'editor dei personaggi e quindi non avevano messo il personaggio. Voldo, Frullato chiede Voldo. Qualcun altro? Astaroth, il gelato. Voldo, due voti. Tra l'altro personaggio italiano dei videogiochi, Voldo. L'hanno fatto sordo, cieco, muto, tutto storpio, assassino. Nightmare, Kilik, Raphael. Maxi, la tettona, va sul classico Pika Mitsurugi. Ci sono più voti per Voldo. Ci sono più voti per Voldo. E quindi si va di Voldo. Forza, Voldo e coraggio. Anche se non lo so usare, lo userò un po' a casaccio. Voldo era un personaggio strambissimo. Era un po' boh, il Blanca di sto gioco. Vedete che c'era la storia, c'erano i capitoli che vi raccontavano la storia di Voldo. Voldo non parlava e quindi le sue conversazioni non erano particolarmente interessanti. Vedete che avevate anche la difficoltà delle varie prove. Era una figata proprio perché avevate le varie mappe nelle varie regioni con le varie cose da fare. Proving Grounds. Let's go. E c'erano anche avversari che, sì, erano i personaggi. Qua c'era Edgar, vabbè. Clear all exercises. Ok, cosa dobbiamo fare? Ok. No, ho già fatto il verticale. Horizontal attacks are useful against circling enemies. Vedete, vi faceva da tutorial. Vedete, questa prova qua vi faceva vedere cosa facevano gli attacchi verticali e orizzontali. E poi questo era il calcio. Guardia. Try running around. E poi c'era la presa. Quanto era brutto Voldo, mamma mia. Ah, e il Guard Impact, quello che vi dicevo. Vedete che Voldo rimaneva girato? Se premi la guardia con destra o sinistra al momento giusto, fate il Guard Impact. E l'abbiamo fatto e Voldo lo faceva con la testa. Che cosa meravigliosa, che cosa assolutamente meravigliosa. Tiene botta ancora graficamente, sì, in alta definizione, assolutamente sì. Questa invece era la Soul Charge, aumenta la potenza degli attacchi, ma chiaramente vi lascia vulnerabili. Abbiamo sbloccato una nuova feature. Le pose di Voldo. Do you even pose? Congratulazioni, extra practice mode has been added, perché vi danno altre spade. Potete fare il practice mode anche con altre armi. Usa la presa del frullatore. Certo, lo so che... Necron Davengers. Soul Calibur, l'ultimo, quello che stiamo facendo, il 6, si ispira moltissimo al 2. La conseguenza diretta è che... vedete che avevate la selezione delle armi? E potevate anche selezionare il personaggio in qualunque momento, quindi li posso anche cambiare di volta in volta a tutti gli effetti. Avete anche lo shop dove potete comprare varie armi. Le pay, i cat claws, eccetera, eccetera. Dicevo, sì, hanno rotto il cazzo perché nel 6 hanno mantenuto praticamente identico lo stile a Soul Calibur 2. In Soul Calibur 2 non gliene fregava un cazzo. Loro facevano i personaggi tettoni. Allora prendiamo, per dire, prendiamo Ivy. Facevano le personaggi femminili, i tettoni anche sexy, non gliene fregava una mazza. Nel 6 c'è una disegnatrice donna e ha deciso di mantenere fedele lo stile al 2. E i Social Justice Warrior hanno già rotto il cazzo dicendo: ma Ivy la dovevate cambiare. No, Ivy non la dovete cambiare. Ivy la dovete tenere con le puppe. E forza, viva le puppe di Ivy! Così deve essere Ivy. Con le puppe. Pam, 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 pam. Non mi ricordo neanche come cazzo si usa, ma c'ha le puppe comunque.
Pam, allora com'era le mosse di Ivy? Non me lo ricordo assolutamente. Aio. Allora, così sì. Non è. Questa era la imparabile. Ha fatto bene questa donna, esattamente. The plot thickens, assolutamente sì. E ecco Xiangwa. Vedete che c'erano anche battaglie un po' particolari, perché avevate anche queste battaglie un po' survival, dove dovevate combattere contro più avversari. Questa mossa qua era sempre valordissima. Ivy c'aveva sta cosa che poteva estendere la frusta e fare varie mosse con lei, che era una gran figata. E poi a calcioni spaccava tutto. Ivy era un personaggio molto forte nelle mani giuste. Io non lo so usare particolarmente bene, ma c'aveva veramente il suo perché. Hop. Preso. Poi con che pose da dominatrix lo faceva. Perché era questo il personaggio. Cioè, il personaggio di Ivy era una sorta di guerriera dominatrix che proprio picchiava l'avversario in pose e tutto quanto. Era fatta proprio così. Se le cambi il design, cambi il personaggio. Sarà anche arretrato, sarà anche sessista. Ma chi cazzo se ne frega? Sì, lo so, Sibo, che quasi sicuramente nel 6 ci sarà Geralt di Rivia. Prendiamo un altro personaggio ancora e prendiamo Raphael. Anzi no, prendiamo Mitsurugi, dai, andiamo sul classicone. Shop. Possiamo comprare la Core Fuji? La Core Fuji di Mitsurugi. Purchase. Purchase di Core Fuji. Vedete che poi vi appariva anche l'arma. C'era sta cosa che sbloccavate le armi, che era una figata totale. E poi la potevate equipare, che vi diceva anche le caratteristiche che avevano. Ha una reach inferiore del normale quest'arma, ma toglie di più rispetto al normale. Quindi avete meno raggio, ma colpite per più danno. Yoshimitsu. Ah, c'era anche Yoshimitsu nei Soul Calibur, è vero. Me ne ero quasi dimenticato. Un personaggio che però era proprio nel gioco, perché alla fine era uno spadaccino. Minchia, Mitsurugi come spaccava il culo. Io Yoshimitsu mi sta facendo un sacco male. Fa poco lo splendido Yoshimitsu che qua. Oh, fa il bravo Yoshimitsu. Ha spaccato il culo Yoshimitsu. Ai. Ok, mi devo concentrare di più. Mission failed. Va bene, la riprendo. Però vi dava lo stesso il gold. Andiamo avanti e continuiamo. È un po' che non ci gioco, ragazzi. Sì che è un capolavoro. Ma non è la versione non è sul Calibur per Dreamcast. È la versione GameCube. È già il 2 questo, non è l'1, ragazzi. Ok. Mitsurugi, dammi le soddisfazioni che mi dai di solito, per favore. Uria! Uria! Ea! Ea! Ezra! Perfect! Eia! Vuol dire Social Justice Warrior. Quanto era bello vincere buttando gli avversari in acqua, ma in generale buttarli fuori dal ring era una grandissima figata. Lakeside Coliseum has been headed. Andiamo avanti. Io spero che in Soul Calibur 6 Necron Avengers ci mettano una modalità simile al 2 a livello di single player, però chiaramente evoluta, resa meglio, perché uno degli errori del 5 era anche il fatto che avevano fatto una campagna molto classica e molto corta, e la gente si era incazzata anche per quello. Perché il punto è che Soul Calibur non devi cercare di farlo super competitivo, lo devi fare divertente, è quello il fondamento. Il bello dei Soul Calibur era che avevano un sacco di contenuti, erano dei picchiaduro molto intuitivi, molto accessibili, e funzionavano bene proprio per questa cosa qui. Cos'è che devo fare qua? Picchiare Voldo innanzitutto devo fare. A colpire 20 volte il nemico e sopravvivere al round, va bene. Zoya! Hurria! Ops, preso! Zoya! Oio! Zoya! Oh cazzo, no, non l'ho preso! Dove vai, Voldo di merda? No! Cazzo! Vedete che le missioni erano comunque abbastanza particolari?
Se però volete farla sul sicuro, questa, basta scegliere un personaggio specifico. Raffaele, la cui mossa fondamentale ora vi farò vedere. Oh, hea, hea, oh. Oh, Bodo, fai poco lo spin. Oh, hea, hea. Oh, hea, hea. Alzati. Oh, hea, hea. 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 Quanto cazzo era figo, Raffaele. Oh, hea, hea. La cosa più vergognosa di quando giocavi con gli amici con Raffaele era spammare sta stoccata di merda. Oh, yeah, era fastidiosissima. Fastidiosissima. Allora, prendiamo anche lui, dai. Shop. Possiamo comprare anche quest'arma di Yung Sung. Xiaolian, dai, purchase. Che tra l'altro è bellissima perché c'ha tipo la lama energetica, proprio proprio figa. Weapon select. Versus Yun Sung. Now, two souls are fiercely entangled. Sì, con lui volavano schiaffi e il pad in faccia, assolutamente sì. Raffaele era il killer character dei pomeriggi con gli amici. Ha rovinato delle famiglie, Raffaele. Ah, cazzo, questa. Ecco, perché anche era una figata sta modalità? Perché aveva le condizioni ambientali. In questa battaglia qui, tra l'altro, Yung Sung contro Yung Sung, avevate del vento che vi tirava fuori dal ring. Se non stavate attenti. Ed era una figata avere comunque gli scontri con delle caratteristiche speciali. Io lo trovavo veramente una grandissima figata. Mink Armine. Ah, questo è un dungeon addirittura, e poi con alla fine il boss. Vedete perché era una grandissima figata? Cioè, aveva proprio delle cose che non c'entravano un cazzo con i picchiaduro tipici. Già le battaglie erano diversificate, ma poi avevate anche queste caratteristiche con i combattenti multipli. Vediamo un attimino le mosse di Yun Sung, che non me ne ricordo più. Command list. A dietro. Talon Destroyer coi calci, sì, avanti, indietro, ok. Tra l'altro fammi vedere una cosa, scusami. Controller settings. Ah, giusto così. Esattamente. Però sono invertite, mi sa, perché ho l'orizzontale su un tasto e la verticale su un altro. Andiamo avanti. L'effetto ambientale che preferivo era l'oscurità totale. Adesso ce n'erano tanti fighi. Ce n'erano veramente tanti fighi. Maxi biondo non si poteva vedere. Maxi biondo non si poteva vedere. Tra l'altro stanno facendo un po' di storie perché hanno fatto Maxi gay. Ma Maxi è sempre stato gay. No. AB più K. Maxi è sempre stato gay nel gioco. Cioè era. È sempre stato un personaggio omosessuale. Quindi non capisco cosa sia la storia a sto giro. È che come ci sono i social justice warrior da una parte. Tua, seia, hea, hea. Questo colpo di spaccata qua era una grandissima figata. No. I calci di Yun Sung erano super fastidiosi. C'aveva anche le pose. Tua, seia. Tatarara, grazie per l'iscrizione, Olio di Colza, per il follow. Sì, Maxi era gay, Black Trigger, lo è sempre stato, Black Trigger, lo è sempre stato un personaggio gay, Maxi. Lo è sempre stato. Character select. No, devo farla tutta con Yun Sung, il dungeon, va bene. No, Raffaele invece era eterosessuale, e tra l'altro poi l'avevano anche trasformato in un vampiro più avanti, in uno dei quelli successivi. Shimizu. Stai buono lì. Mi piace. A new feature has been unlocked. Cosa abbiamo sbloccato?
Vedete che avevate anche un sacco di cose da sbloccare, cose fighe da fare. Era proprio un giocone. Era veramente un giocone. Sì, The Maxter, da quello che so, è sempre stato un personaggio omosessuale. Ah, esatto, abbiamo sbloccato Yoshimitsu. Quindi sbloccavate anche altri personaggi andando avanti. Cosa ne pensi della serie Dead or Alive? Barshak, la serie Dead or Alive era simile per popolarità e struttura a Soul Calibur, nel senso che era un picchiaduro tridimensionale. Intanto prendiamo Yoshimitsu, tra l'altro. Ma cercava di essere accessibile, intuitivo, non così tecnico come Tekken. Era spettacolare, era divertente, era sempre stato un picchiaduro divertentissimo. A me piacevano i Dead or Alive, però non era un picchiaduro particolarmente tecnico. Poi è cambiato con l'ultimo è diventato molto più tecnico, ma in generale. Allora, Bacerot, Step Forward, bla 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 bla
mi sa che Yoshimitsu non è la scelta migliore per farlo. Dovrei prendere Nightmare. Entrust your noble soul in final battle. Fight. Uscite! Ok, bel inizio. No. Vorrei che mi riuscisse questa cosa qua. Ok. Dai, dai, vai giù. Aia! Aia! No! Porca troica! Sono andato giù io. Vabbè, Yoshimitsu non è il personaggio giusto per fare un ring out. Ok, fermi tutti. Torniamo sui classici. E prendiamogli anche un'arma come Dio comanda, per favore. Steel Paddle Purchase. Mamma com'era bella sta spada. Quanto le volevo bene allo Steel Paddle. Che tra l'altro guardate quante caratteristiche aveva. Spaccava attraverso, faceva danno sulla guardia, avevate più difesa del normale, però parte del danno che facevate ve lo ritirava dietro. Vi rendeva anche imparabili delle mosse normalmente imparabili a livello 3 e a livello 1, tra le altre cose. Gravità colpisce ancora, maledetti. Parliamo di cosa può fare Nightmare, per voi e per noi. Ma soprattutto... allontaniamoci momentaneamente, grazie. Sì, Charade di merda. Charade, hai un po' rotto il cazzo. Io te lo dico con grande serenità. Vai giù. Stai giù. Ti seguo. Uia! Ce l'abbiamo fatta. The greatest nightmare. A new feature has been unlocked. Mi sa che abbiamo sbloccato Charade, che era il personaggio con tutte le armi. Era praticamente il Mokujin di questo gioco, per certi versi. Buonasera Tony Cessani. Perché nei Calibur le mosse non erano scritte con X, cerchio, triangolo e quadrato? Perché questa non è la versione PlayStation, furlato, chiaramente. Questa è la versione GameCube. Deep Da Temple. Bello questo. Ah, le prese sono più efficaci in questa battaglia. Siamo contro Raphael. Hea, hea, hea. Bloody Roar è il mio sonno. Anche Bloody Roar era molto carino, però quello era molto imperfetto. Molto più imperfetto dei due giochi che avete citato. Cosa fai lo splendido tu? Oh porca. Vabbè, se le prese sono più efficaci, t'ammazzo alla vecchia maniera. Pam. Bloody Roar era figo, ragazzi, sì sì, era comunque un gioco figo, per carità. Però ripeto, tra tutti quelli che mi avete citato era quello un pochettino più... Ah, Road to a New Stage has appeared. Va bene. Bennett Nash Arbor. Anche qui abbiamo dei nemici multipli, molto figo. Il gioco di Kenshiro nuovo quando esce lo porti? Certo, Flampor, quando arriva Okuto Gagotoku in Europa lo porto di sicuro. Qua addirittura 4 ne abbiamo segare, va bene. Tanto abbiamo Nightmare, né nulla ci spaventa. Pam! Pam! Tia! Ecco Ivy. Aia, che bordata che mi ha. Ah, sto sbagliando, certo.
Minchia, ma è imparabile? Oh, ma tutto è imparabile mi sta facendo, Ivy. Che cazzo fai? Chi ti ha dato il permesso? Minchia, ma voleva fare anche la presa. Incazzatissima Ivy oggi. Oh, mi ha preso. Cazzo, mi ha spaccato il culo, Ivy. Per colpa sua non so se ce la faccio a ammazzare tutti e quattro. Riprendo un po' di punti vita, ma non so quanto. No, vabbè, abbastanza. Forse ce la faccio. Rai! Io. Io, Voldo. You'll die! Va bene, manca solo Cervantes, dai. La versione Jump di Kenshiro è su Bang, mi sa di no, Tony Cessani, se no l'avrei importata probabilmente. Alfred King of Pirates, quando in realtà è Cervantes, mi piaceva un sacco questa cosa, che cambiava appunto... Mamma mia, Nightmare! No, così, sul finale, stavo andando così bene. Porca vacca, cerchiamo di non morire la prossima. Cosa ne pensi di Virtua Fighter? Virtua Fighter invece sono i picchiaduro 3D più tecnici che ci sono. Sono difficilissimi da padroneggiare e è molto molto arduo veramente gestirli. Sono sempre stati dei giochi della Madonna, tra l'altro. Pochi cazzi, veramente veramente pochi cazzi. Però insomma, sono dei giochi incredibili. Io purtroppo non sono mai stato un esperto di Virtua Fighter, non li ho mai giocati a fondo, quindi non ve ne so parlare. Questo è molto tecnico, no, The Monitor? Questo non è quasi per niente tecnico. Era divertente, era un gioco pensato per divertire. Questo doveva fare sul cambio. Ragazzi, è tutto. Ah, forse però lo steel pad, tra l'altro, per questo genere di modalità non è neanche particolarmente indicato. Con il fatto che, tra le altre cose... Ah, non mi ricordavo neanche la fonda. Io. Oh, Maxi, stati buono. Ecco. Ok. Aio. Mazza, Ivy continua a darmi un sacco di botte. Ivy, hai un pochino rotto il cazzo, eh. Ma proprio un pochino. E che cazzo. Ciao Sherlock. Con il rinvio di Days Gone 2019 abbiamo avuto conferma di una PS5 in quell'anno. No, Dudella. Cioè, la PS5 nel 2019 è molto plausibile per svariate ragioni, ma non è certo... il motivo per cui è plausibile non è certo perché hanno rimandato Days Gone, anzi. No, così... Minchia, sto prendendo un sacco di schiaffi. Devo riuscire a farla sta missione, devo giocarla un po' più difensivo. Di che anni si parla? Ah, non mi ricordo quando era uscito sul Calibur 2. Class up. Ok. Dai, Nightmare, fammela sta cosa. È vero che lo steel pad l'ho poco indicato, però... Sono proprio fuori forma con i sul Calibur, diciamo. Non sono mai stato un grandissimo giocatore sul Calibur, peraltro, quindi non vi aspettate grandi tecnicità. Oh, yeah! Voilà! Ok, Maxi ce lo siamo levati. 2003, bene, bravo Vashvix che controlla le date al posto mio. Ivy. Ma so cazzi tua. Ma ancora? Ivy. Mamma mia quanto hai rotto il cazzo, Ivy. Oddio, Ivy! Oh no! Oh no! Accrapate! Che cazzo! Oh, porca! Voldo, stai buono! Anche Voldo comunque mi sta dando dei problemi non indifferenti, eh. Figa di... Sto facendo una gran fatica con Nightmare, contro ogni aspettativa. Devo farcela assolutamente, ora è questione di principio.
Ecco, neanche caduto il coso. Ultimate Body Blows. No, non l'ho mai giocato quello, Vashvix. Anche adesso anche Maxi si è esaltato tutto tan tratta. Infatti mi sta spaccando il culo. Maxi, anche tu però, fai il bravino. Oh, minchia, mi batte Maxi adesso. Cazzo, quante botte, quanti schiaffi sto prendendo da sta missione. Meno male che era difficoltà 2. E le reps non erano pixellose le tette lì. Porca di una puttana troia! Perché non ti avrei colpito con quello? Spiegamelo, Ivy. Ah! Sì, questa non va bene, Remixer. Adesso torno sulla Soul Edge. Assolutamente sì. Anzi, cambio proprio personaggio che sto giocando di merda con Nightmare. E andiamo di Mitsurugi. Andiamo anche allo shop. Shamshir. Non ce ne sono altre per Mitsu, vero? No. Dai, Mitsu. Battle 1. Fight. No use. Seiya! Minchia, le pose di Mitsu. Ah, sì, Mitsu. Mamma mia! Dai. Ha cambiato costume Ivy. Non muovo un cazzo. Seiya! Oh, porca di una... Oh, lo so che mi hai preso. Lo noto. Seiya! Vai, Mitsu. Dai, Mitsu. Mitsurugi best waifu. Che waifu hai? Oddio, Voldo. Voldo scatenatissimo, cazzo. Quante botte mi ha dato. Vai fuori dal ring, cazzo, Voldo. Porca troia, Voldo! Oh, è la terza volta che mi spacca il culo, Voldo. È un vizio, Bzesilma. Gioco sempre così. Non riesco a farla, sta cazzo di missione. È incredibile, mi sta spaccando il culo. Mi stanno spaccando il culo. Però almeno Maxi non è più biondo. Ok, allora. Ok, Maxi fuori dal cazzo, ora Ivy. Sì, ma Ivy è la figlia di Cervantes, ragazzi. Che è morto da un po'. Questa cosa qua che colpiva al piede Mitsu è sempre bellissima. Sì, ma veramente... Oh. Da quando sono così difficili sti stronzi? Forza. Più cattiveria. Dai. Ok. Voldo. Quelle robe lì che vedete sono anche dei cazzo di counter. Voldo con la cazzo di trivella. 2, 6. Oh, 2, 6. Porca vacca, mi manca solo Cervantes. Speriamo in bene. Voldo ce lo siamo cavati dal cazzo, ma è comunque riuscito a mandarmi a merda. Cervantes che in realtà è diventato Alfred King of Pirates. Porca troia. Il Sats. Oh, ce l'ho fatta, cazzo, finalmente. Ko 2, 6.
Ok, anche questa ce l'abbiamo fatta. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Forse abbiamo sbloccato proprio Cervantes, che era un personaggio della Madonna, tra l'altro. Oltre che essere esattamente, esattamente. Prendiamolo subito, Cervantes. Ciao, Fede e Company. Cervantes, personaggio di Dio. Di Dio. Bellissimo, Cervantes. Abbiamo sbloccato l'area Mizar. Però sotto c'è un altro boss. A Bennett Nash. Character Select. Quanto era figo, Cervantes, mamma mia. Oh, Erlang's Blade Purchase. Che belle anche le armi. Necron Avengers era un gioco figo. Cioè, era un gioco pochi cazzi. Era un gioco figo. Allora, cosa è successo? Sub chapter. Abbiamo sbloccato un capitolo segreto con un sacro tesoro. Vedete che ci sono anche i capitoli alternativi e tutte ste figate. Questa era la difficoltà 4, era molto più difficile del normale. Questo era un dungeon con le trappole. Non mi ricordo più le mosse di Cervantes, tra l'altro. Com'è che si facevano? Non lo so, però il Berserk era morto malissimo. Ci si può iscrivere al canale dall'app iOS? Sì, The Maxter, dovresti avere il cuoricino e la possibilità di iscriverti al canale anche da lì, teoricamente. Non ne sono sicurissimo. Se no vai su Twitch via browser e dovresti poterti iscrivere anche con quello. Sì, l'ho visto Dunkirk, sul SIG. Pieno di Berserkers. Command List, cosa faceva Servante? Soul Swing, Lagging Wave, Laser Wave, Dread Wave. Dread Wave Hold. Oh wow, adesso si è incazzato. Ok. Vabbè, ho visto solo quelle mosse lì. Il cuoricino è per followarmi, esatto. Per iscriverti, Maxwell, Maxter, non so. Non con Prime. Ok, The Monitor. Quindi non si può dall'app iOS. Questa cosa qua è un po' curiosa. Vabbè, quando torni al PC iscriviti al massimo, non c'è problema. Allora, sempre un altro Berserker. Tra l'altro io non sto recuperando i punti vita, devo trovare altre armi. Devo capire come si faceva quella dei 1000 colpi. Indietro. Tornado Slice così. No. Ok, questo mi ha fatto veramente tanto male. Bello, Tornado Slice. Poi Armada Eraser. Figo. Oh yeah. Ok, dovrei settare A più B a uno dei trigger. Cervantes era un personaggio troppo figo, mamma mia. Faceva impazzire. Era proprio bello. Qual è il tuo picchiaduro preferito? Quello al quale hai dedicato più tempo? Garou Mark of the Wolves, Tony Cessani. Secondo, direi Marvel vs. Capcom 3. Poi... Street Fighter Third Strike, poi Tekken Tag Tournament e Tekken 3 sicuramente. King of Fighter 98, ci ho giocato l'ira di Dio. Allora, A più B è così. Sì. Io? No! Mentre provavo le mosse, sti berserker mi hanno spaccato il culo. Tra l'altro notate che erano avversari questi. Qua se cadete di sotto ci sono le bombe che vi rilanciano in alto. Che figata. Le caratteristiche di questa battaglia sono una gran figata. Ho recuperato un po' di punti vita, ma non... No, li ho recuperati tutti. Garou era un gioco di Dio, Noxer, ma era uno dei più tecnici in assoluto. Guardate che figata il dungeon... Con ogni mappa con una caratteristica diversa e ogni combattimento con un combattimento diverso, e persino gli avversari che non sono nel gioco. Ah, fai buono, stai molto bravo, stai molto sereno e non ti scaldare. Porca troia, sto berserker mi ha rotto il culo. Posso ricominciare da qui o devo ricominciare tutto da capo? Non mi ricordo.
No, posso ricominciare da qui. Sì, Garou era un gioco che graficamente quando è uscito era forse la roba più bella mai vista in un picchiaduro 2D. Allora, sto provando le varie mosse e Berserker giustamente mi rompe il culo. Ah, ok! Questa c'aveva Cervantes! Sì, vabbè, Berserker, hai rotto un pochino la minchia. Io sto testando le mosse, per favore, non mi fastidire. Allora, andiamo avanti. Che specifiche del PC hai, pregi? Ah, non molto alte, Fede Company. Non molto alte, assolutamente. Eh sì, Dvorak, stasera giocone. Riuscirò a sperimentare un po' di mosse con Cervantes prima che lui mi uccida? Allora, come si faceva questa? No, non così. Berserker! Hai rotto un po' il cazzo. Ecco. Pam! Bella questa. No, non era quello che volevo fare. Non era neanche questo quello che volevo fare. Questa era quella che volevo fare. Sì, Garou è Mark of the Wolves, Tony Cessani, assolutamente sì. Allora, questo è un dungeon bello lungo, tra l'altro, eh. Tutte le voci negative su Street Fighter V sono vere? Mi chiede Doom VZ. Buona parte. Adesso con l'Arcade Edition hanno sistemato tanta della roba che c'era, per carità divina. Grazie per l'iscrizione The Maxter. Però il gioco ha sempre. Ah no, sono andato di sotto. Però il gioco ha sempre delle problematiche. È molto basic, è molto basilare. È molto semplicistico. A buona parte dei pro non piace. Perché abbassa il livello di abilità. Nel senso che anche gente non particolarmente skillata, considerando che l'esecuzione del gioco è molto molto bassa, può giocarsela a livello dei super pro. E quella roba lì chiaramente a molti non va giù. Cioè quando vedi un Tokido che. Oddio, mi stanno spaccando il culo, ma perché qua non mi si sta rigenerando la vita? Forse ho un numero limitato di tentativi. Può essere, sai? Beh, sì, alcuni personaggi sono un po' broken, eccetera, eccetera. Ahia, la Madonna! Mi ha disintegrato il culo proprio. Mazza, oh. Stati calmo, Berserker. Due colpi e sono morto. Ma perché non c'ho proprio più i punti vita, mi sa. No, sono pieni. Sai, te lo sei fatto il voletto. Da dietro mi ha preso. Vabbè, cazzo, sto Berserker è bello infuriato. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ce la posso fare, ce la posso fare, ragazzi. È solo questione di perseveranza. A parte che qua cosa c'è? Già che ci siamo. Perché si parte con meno punti vita in quella battaglia lì, ma. Oddio, parto sempre con meno punti vita in realtà. Oddio, quanto cazzo tolgono sti Berserker però. Ammazza, oh! Sto prendendo gli schiaffi di morte proprio. Forse sono un po' sottolivellato per fare una missione di livello 4. Può essere, eh. Non mi stupirei. No, non voglio cedere, voglio continuare. Pregi uso ultra istinto, ce la posso fare, sì. È imparabile, puttana troia. Anche la presa ha schivato. Cioè, incazzato, proprio mi ha. Dio santo, mi ha fatto un culo come un capannone. Sembrava Hulk con Loki in Avengers. Cazzo, cazzo. Cioè, mi ha disgregato veramente le chiappe. Incazzato come una biscia. Oh, ma con chi credi di avere a che fare? A stronzo. Sbagliato la distanza. Ecco. Mi ha anche fatto il counter. Porca puttana. Bloodborne gli fa un buffo a questi. Sì, Rayel. Mamma mia, quanto mi stanno facendo il culo. No, no, no. Uè, 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 uè. Calma e per piacere. Va bene che non ci gioco più e non so più le mosse. Però che cazzo. Ok.
Questa la volevo proprio fare. Bam! Come questa. E che cazzo. E sotto l'ho rotto io il culo. Andiamo avanti. Eh sì, Dudella. Ma ripeto, non mi ricordo le mosse. E non ricordandomi le mosse dei personaggi non mi è facilissimo gestirle. Oh, aspetta. Quella roba lì? Come la devo fare? Boh. No, allora Yurjo, io non sono uno di quelli che dice che l'esecuzione a livelli alti sia una problematica, cioè sia una cosa positiva, nel senso se un gioco è troppo complicato, è troppo inaccessibile, specialmente un picchiaduro, grazie per il follow Aquila del Sole, è un errore perché secondo me un gioco deve avere un minimo di accessibilità e un eccesso dell'esecuzione non è un lato positivo, è una cosa negativa che rende il tuo picchiaduro giocabile da pochissima gente, secondo me, e quindi non fa del bene, fa del male. Tipo un gioco come Dragon Ball Fighters, che è molto accessibile a livello di esecuzione, ma comunque incredibilmente complesso, incredibilmente ben strutturato, secondo me è la perfezione, cioè è gestito da Dio proprio appositamente a livello di questa cosa qua, a livello di questa, cioè tu hai, non hai un'esecuzione difficile, ma hai una complessità meccanica enorme che rende il tuo gioco uno spettacolo assoluto. Per chi ci vuole stare sopra, perché praticamente tutti i personaggi hanno qualche chicca avanzata, qualche combinazione avanzata, qualche meccanica solo loro che te li rende una figata quando stai lì, ci perdi tempo e diventi un esperto con i vari personaggi. Al contempo, un gioco come Street Fighter 4, che aveva delle manovre molto più difficili a livello di esecuzione delle combo, era a livelli alti giocabile solo da pochissimi giocatori. Peggio ancora roba come BlazBlue, roba come come Guilty Gear, che sono giochi per pochissimi giocatori e che non sono assolutamente facili da gestire. Aia, che botta. No. Top. Vai Cervantes. Ole. I King of Fighters sono giochi incredibilmente tecnici, quelle cose lì sono molto molto belle, va bene? Anche il Third Strike è un gioco spaventosamente tecnico, ma fino a un certo punto. Un gioco può essere bello e essere accessibile, ripeto, Dragon Ball Fighters lo era, i Marvel vs. Capcom erano accessibili fino a un certo punto. Quando un gioco è troppo tecnico e troppo esagerato, secondo me esagera, però chiaramente davanti alle picchiaduro posso capire perché viene apprezzato, perché comunque un gioco incredibilmente tecnico ha più profondità e ti spinge a giocarlo di più. Oddio, questo è invisibile. Ah, e io come faccio a capire dove cazzo è la sua hitbox? Vabbè, niente, picchio il vuoto. Anche questa era la figata di Soul Calibur, ragazzi, non sapevi mai cosa aspettarti. Aio. Aio. Oh, Mino invisibile. Fai poco il... Porca troia, l'omino invisibile mi ha rotto. Black Trigger, ci sono caratteristiche atipiche dei personaggi, ogni tanto puoi trovarti anche personaggio invisibile. Fede, la smetti di dire cazzate, dai, arrabbiato che... Ammazziamo. Ah... Morto! Pam! Oggi lo avremmo chiamato bug e forse avremmo ragione. Ma non era un bug, Sherlock. Penso che il personaggio fosse volutamente invisibile. Oddio, spero non sia un bug di emulazione, ma non dovrebbe esserlo. Stiamo andando avanti. Allora, Skullgirls è il cazzo, The Monitor. Skullgirls è proprio il peggiore dei 3v3. È proprio il peggiore dei 3v3 in assoluto. Cioè a livello di... Non nel senso che è il peggior gioco, ma nel senso che è il più difficile e il meno accessibile di tutti. Perché è proprio super complicato. Perfect. Non è un bug, esattamente, per l'inside. È il personaggio invisibile. È il personaggio invisibile volutamente, perché hanno le varie caratteristiche. Tipo qua ogni colpo era esplosivo. Fede, ora ti banno. Truth.
Ciao Fede, alla prossima. Se non hai niente di interessante da aggiungere in chat, non aggiunge niente in chat. Sai qualcosa sul serie di Soul Calibur? Sì, Darkseid. L'ho giocato, come ho detto. È molto rapido, mi ricorda molto da vicino Soul Calibur 2, questo è un ottimo segno. E ripeto, mi ha divertito molto quello che ho giocato. Sono un po' dubbioso sulla meccanica del clash. C'è una meccanica che è praticamente un clash. Che praticamente quando tu colpisci con determinati colpi parte un'animazione in cui tutti e due i personaggi fanno questa animazione, è una cosa un po' sasso carta forbice, dove in base a quello che clicchi e schiacci cambia l'animazione. In tutta sincerità non mi fa impazzire, è un po' una meccanica sasso carta forbice che secondo me non aggiunge veramente a le botte non aggiunge veramente niente a livello di tecnicità. Oh, che cazzo mi sta a fare? Berserker, calmati. Stati buono. Stati calmo. Stati rilassato. Ecco, beccati questa. Home. Mamma mia. Quando ancora i personaggi in un picchiaduro li sbloccavi giocando e non pagando. Vero Dvorak, però guarda che nell'ultimo Dragon Ball Fighter ci sono tre personaggi da sbloccare. Mazza, quanto cazzo era lungo sto dungeon, no? Non finisce più. Ciao Dossoman. Qualche altra... Mamma mia gli schiaffi che sto prendendo. Preso. Sì, Midna, assolutamente sì. Cioè, queste modalità qua in un picchiaduro erano una grandissima figata. Erano veramente una grandissima figata. Cioè, ti allungavano tantissimo il picchiaduro, ti allungavano tantissimo il single player, ti divertivano enormemente e risultavano molto spettacolari. Mamma quante botte che mi sta dando sto berserker. Meno schiaffi, grazie, più amore. Più amore, ho detto più amore. Dov'è l'amore, berserker? Che dolore terribile, che dolore terribile. Tra l'altro ricordatevi ragazzi che i Player Inside hanno ricominciato a fare i live. E che è il caso di guardarli. Hanno cominciato a fare i live, non so quanti ne facciano settimanalmente, non so se ne fanno uno a sera o un paio a settimana, ma hanno riattivato il oh, stai buono? Oh, yes! Gli ho fatto il counterone. Mi sono sentito molto pro per un momento. Presa. No, presa un cazzo. Però niente, alla fine mi ha spaccato il culo lo stesso. Ai. E niente, con questa spaccata di culo io direi che posso finire il live, perché comunque alla fine ve l'ho fatto vedere il gioco e mi sono divertito un sacco a rigiocarlo, ha sempre il suo perché ragazzi. E poi appunto c'era sta cosa fighissima che tutte le armi sbloccate qua le trovavate nel versus con le armi alternative, col versus con le armi con gli amici, quindi potevate usare i personaggi con le varie armi, con le varie caratteristiche. Adesso dovete pagare pregi per la spam, esattamente. What is this a crossover episode? Comunque, Soul Calibur 2 era un gioco della Madonna, secondo molti, me compreso, forse, ecco, vedete che c'è l'extra mode con l'extra practice, con le varie armi acquisite, cose varie. Secondo molti, me compreso, è il migliore Soul Calibur in assoluto, quello che meglio di tutti poteva permetteva di recuperare... di divertirsi con gli amici, quello che più di tutti era interessante, elaborato, pieno di modalità, eccetera, 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 eccetera. Domani cosa porterai? Continuerò Bloodborne, like 21. Continuerò Bloodborne. Hai visto un nuovo giocherello indie, One Hour, One Life? Tienilo d'occhio che ne parleranno tutti a breve. Interessante, Smartins, vedrò. Vedrò assolutamente.
Speriamo che il 6 sia come il 2. Killy, come ti ho detto, da quello che ho visto vogliono tornare tantissimo allo stile del 2, alla velocità del 2, a ciò che era il 2. E quindi io credo, in tutta sincerità, che Soul Calibur 2, cioè che Soul Calibur 6 sarà un gioco molto molto vicino a Soul Calibur 2. Come ho detto, io ho un dubbio su quella meccanica del Clash, ma è un gioco della Madonna. Molti preferiscono il 3, la Depso, perché aveva l'editor dei personaggi. Questa cosa qua a molti è piaciuta tantissimo. Però sono gusti, esattamente. Io preferisco il 2, c'è gente che preferisce l'1. Eccetera eccetera eccetera. Cosa vai a fare negli States? Vado a vedere una cosa che sono ancora sotto embargo, Tony Cessani. Non è un gioco super atteso, super hypato, quindi non state a preoccuparvi. Non è il gioco dei From Software o altre robe. Non posso darvi nessun indizio minimo e neanche impercettibile su God of War, se no Sony mi apre il culo in due, Barsciaca. Non posso assolutamente dirvi nulla su quel gioco, anche se l'ho visto. No, mi dispiace ragazzi, non posso proprio darvi info. Con la live di Soul Calibur abbiamo finito qui. Ricordate di followare col cuoricino, di iscrivervi col Prime, di Twitch Prime o Amazon Prime, eccetera 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 eccetera. Grazie per avermi seguito, grazie per essere stati qui, ma vi si vuole bene a tutti e ci vediamo alla prossima live. Tanti salutoni, tanti bacioni a tutti. Ciao ciao.